Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo della Pilot Custom 743, la più grande di tutta la collezione 74, 742 e per l'appunto 743. Come facile intuire, la 743 è la più grande come misura rispetto alle altre, alle sorelle. Anche se in realtà poi non è così tanto più grande. Facciamo un rapido confronto. Eccola qua, questa è la 743. Questa è la 742, mettiamo al centro, anzi mettiamole per così. Ecco, come vedete, da chiuse stiamo parlando di pochissimi millimetri a vantaggio della 743, però è anche vero che c'è una sezione, quindi un diametro maggiore, lo vediamo nel cappuccio, e nel fusto si percepisce una sensazione di maturità, di penna un pochettino più importante rispetto a quello che capita maneggiando la 742. Un po', potremmo dire, quello che avviene quando si impugna una 742 dopo aver impugnato la 74. In realtà le sezioni, vado a smontarle così vi faccio vedere, le sezioni risultano praticamente intercambiabili. È un po' come se l'impugnatura, ve lo faccio vedere meglio, l'impugnatura della 743, che è questa a sinistra, che monta e adotta un pennino di misura 15, è una misura che Pilot utilizza per definire le grandezze dei pennini, mentre invece questa S742, come vedete, è più piccolo il pennino, è di misura 10. Però la sezione, cioè la parte di fusto nella quale è montato il pennino, è identica, tanto è vero che posso andare a prendere questo, che è il pennino Falcon 742, e andarlo a montare sul fusto della Pilot 743. La filettatura è la stessa, la compatibilità è identica, ma cambia un pochettino che cosa? Questo scalino che si avverte con il fusto della 743, che invece è un pochettino più generoso, come vi dicevo. Vale il contrario, posso montare il pennino della 743 sul fusto della 742. In questo caso, ecco, si percepisce meno questo salto. La sezione da qui in poi è un pochettino più sottile. Non solo scusate, il fusto, non solo il diametro del fusto, ma anche mi sembra di vedere un pochettino la sezione della penna, è questa che sulla 743 conferisce quella maggior sensazione di avere fra le mani una penna più importante. Vado a ricomporre tutto, ma già che ci siamo, la penna viene fornita con il converter, il CN70, che è un converter molto capiente, ormai l'ho quasi spurgato del tutto perché durante le prove che ho fatto in questa settimana la penna è bella, si fa utilizzare con molto piacere. La vediamo un po' nei dettagli. Crescono le stellette, come vedete sono tre sul modello 743, sono due sul 742 e così via. Pilot 743, Japan certamente, la clip con il brand Pilot, già perché anche per la più blasonata 823 il brand resta Pilot e non Namiki, che è riservato invece a quelle ancora più prestigiose, almeno secondo la logica di Pilot. Filettatura, il cappuccio si svita, solida la clip, una bella sfera che insomma non fatica a passare i bordi, i risvolti dei taschini, una bella sezione e una veretta, come vedete, maggiore questa e una controveretta, questa più piccola, cosa che si nota, aspettate che la riavvito, messa in corrispondenza del modello 742, ad esempio, dove la veretta è più corta. E c'è l'altra veretta comunque, le stellette, come vi ho detto, sono due. Se andiamo a compararla con la serie 74, la veretta è ancora più stretta e come potete vedere c'è solo una stellina. Il pennino infatti cresce al pari delle stellette e diventa di misura 15. Presenta delle incisioni, quelle classiche di Pilot, non c'è alcun vezzo, diciamo, che lo caratterizzi, ma in proporzione è quello che troviamo nella misura 5, nella misura 10, però cresce invece la dimensione, non cala la qualità, una qualità
eccellente. Una qualità, abbiamo detto tante volte, di una penna come questa non andiamo ad acquistare un fusto che tutto sommato è in resina nera o plastica nera, identico a tantissime altre penne stilografiche, quanto piuttosto il pennino che presenta una qualità e un'attenzione nella produzione che non tutti i produttori, insomma, fanno nei confronti dei pennini, tanto più quando i pennini li comprano da chi li fa per loro. Questo non è alcun motivo di polemica, ma soltanto il fatto che facendoli in casa e con una tradizione alle spalle molto antica, riescono a farlo con molta cura, con molta precisione, con molto controllo, e questo si riversa ovviamente nella qualità di scrittura. Un pennino, questo che si chiama SF, come avete visto, eccolo qua, sta per soft fine, ma c'è il soft fine medium, soft medium. Quindi la possibilità, lavorandoli in casa, di creare molte più gradazioni o comunque gradi di elasticità, di dimensione della punta. Insomma, i vantaggi ci sono e i costi anche. Il caudale, che è sezionato ma non si muove niente perché il caricamento, come avete visto, è a cartuccia di tipo proprietario, pilot oppure converter, sempre di tipo proprietario, però in questo caso è segmentata da una doppia veretta, cosa che nei modelli invece della gamma 742 e 74 hanno una sola veretta. Quindi insomma c'è uno sforzo anche nel disegnarla come un prodotto un pochettino più prestigioso e devo riconoscere che al tatto questo si traduce in un effetto ben percepito. Ho caricato nella penna l'ultimo arrivato della linea Hiroshizuku, l'inchiostro Sui Joku. È uno dei tre colori che sono stati rilasciati nel 2022 e secondo me questo è anche il più bello perché l'altro è un giallo, un verde un po' acido, l'altro è un rosa che, insomma, questo è quello che mi piace di più e devo ammettere, mi piace anche parecchio. L'ho caricato su questa penna e adesso andiamo a metterla un po' alla prova. Una penna che, abbiamo detto, la sezione non cambia, quella dell'impugnatura, quindi è comune a quella alla 742, ad esempio. Però cambia il peso che ci portiamo dietro e cambia un po' il bilanciamento. Allora, in questo senso, per la mia mano, comincio a dirvi subito che la sensazione di consistenza è data anche dal fatto che c'è un pochettino più di peso percepito qui e poi una distanza tra il piano di scrittura e la sezione, cioè l'impugnatura, ha aumentato. Aumentato perché il pennino è più lungo rispetto alla 742. Questo significa che con una mano come la mia mi cambia, mi costringe ad avere un'angolazione un po' diversa. Quindi l'angolo d'appoggio, eccolo qua, in questo caso con un pennino più lungo, diventerà più stretto. A volte capita che non sia l'angolazione migliore o quella con la quale è studiata tra il 44 e 45 gradi, il pennino stesso e quindi magari a volte può funzionare meno bene di come funziona nelle mani un po' più grandi. Tenetelo presente perché vi ho fatto vedere che non cambiano molto le dimensioni tra la 743 e la 742, ma la distanza fra impugnatura e piano scrittura, quello sì, perché guardate che differenza c'è fra i due pennini. E il bilanciamento è l'altra questione. Secondo me, nelle mie mani, non secondo me, nelle mie mani, per forza così, casca meglio una penna come questa, la 742. Andiamo a mettere alla prova la nostra Pilot. Allora, la qualità dei pennini è quella Pilot, c'è poco da fare, è un pennino veramente in ordine, veramente appunto. È un tratto fine? Sì, è un tratto fine. È soft? Sì, è soft, anche se mi sarei aspettato qualcosina di più. Il pennino SF, il soft fine, me lo scrivo qua così me lo ricordo, soft. Il soft fine viene prodotto nella misura 5, nella misura 10 e nella misura 14.
15 è il pennino della serie 74, 742, 743. Ora mi sarei aspettato sulla 743, cioè su questa penna, un maggior grado di flessibilità, cosa che invece è praticamente il contrario, è un pochettino più rigido di quello che ho trovato sulla 742 e che ho trovato sulla 74, che è il modello base. Sembra un po' contraddittorio, perché verrebbe da pensare che allungando i rebbi la flessibilità dovrebbe aumentare per quello che insomma è l'effetto trave. In realtà non è così. Evidentemente il pennino viene prodotto in una certa maniera e quindi non è possibile andare ad incrementare secondo questa reazione. Sono rimasto un po' raffreddato, diciamo, da questo comportamento. Il risvolto è che trovo una penna molto più disponibile alla scrittura, molto meno affaticante di quello che è il pennino flessibile, che è vero che segue la calligrafia, ma è anche vero che è un pochettino più ballerino, quindi un po' come avviene per un'automobile molto comoda e morbida, tiene meno la strada di quella invece più sportiva e ovviamente rigida nel suo assetto. Già che ci sono, me lo provo anche su un altro tipo di carta, una carta che senza dubbio aiuta un pochettino il pennino flessibile. Allora, eccola qua, la 743. Perché aiuta il pennino flessibile? Perché ha una porosità maggiore, una grana molto più percepibile dal pennino, e quindi un pennino flessibile riesce ad ancorarsi, chiamiamolo così, meglio, c'è più attrito, più grip, visto che abbiamo parlato di automobili. E infatti, senza dare alcuna pressione, proprio e solo per il fatto che la carta richiama maggiormente l'inchiostro, quindi presenta un maggior attrito, vedete che il segno nella sua naturalità, perché non do alcuna pressione, risulta però più vario. Stilografica, abbiamo detto Pilot. Adesso comincio a dare un po' di pressione, giusto per valutare. 743, soft, fine. Infatti anche questo tipo di scorrevolezza diventa più omogeneo, questo tipo di segno, scusate, diventa più omogeneo, cosa che qui invece era un po' più un po' più nervoso. Qui diventa più omogeneo, quindi anche più bello a vedersi. Ma visto che vi ho parlato di questa differenza tra la Pilot 743, che è questa, adottiamo una calligrafia diversa, più veloce, ok, la mettiamo a confronto un attimino con la 74. La 74, che ha un pennino più corto perché la misura è numero 5, ve la faccio vedere a confronto per darvi l'idea della differenza. Guardate un po', qui cambia anche la sezione, e questo fatto, vi ho detto, implica anche un'angolazione diversa a seconda della lunghezza delle vostre dita, della vostra mano, quindi dell'appoggio, eccetera, però comporta anche un altro tipo di elasticità. Vabbè, l'inchiostro è diverso, Pilot Custom 74 SF. La trovo un pochettino più morbida, più propensa all'affondo, pur mantenendo un tratto fine, come fine questo. La trovo un pochettino più malleabile, un pochettino più elastico, perché non si può definire fine. Anche la, scusate, flessibile, anche il tipo di variazione è una variazione maggiore. Potrebbe dipendere dal mio modo di angolare, che qui si trova certamente meglio, e quindi l'inclinazione diventa ottimale in questa maniera. Però non è quello, perché ho fatto tutte le prove con gli spessori giusto per adeguare il tratto. È proprio che evidentemente è un pennino che funziona in maniera un po' diversa nella misura 5, che è quella che sto adottando. Questo qua è un inchiostro scribo, un inchiostro viola, e
Insomma, la mia preferenza per quello che è la qualità, per chi ricerca un pennino elastico, un pennino che consenta di passare dal fine ad un tratto un po' più marcato, va per il 7.4, cioè per questo pennino numero 5, rispetto a quello numero 15, che è quello della penna in oggetto. In mezzo c'è la 7.4.2 e si comporta effettivamente a metà strada fra questa e quella, quindi è un po' meno elastico di questo, ma un po' più elastico di quello della 742. E a voi tutti amici devo scrivere saluti inchiostrati. Certamente questa è una penna decisamente più autorevole, nel senso che si sente subito fra le mani, è più penna, è più... Ecco, se questa, la 74 che ho appena usato, è più elastica, però è anche più leggerina, un pochettino più ballerina, nel senso che una volta impostata scapperebbe via perché è più leggera, questa è senza dubbio più posata, la trovo migliore senza dubbio dal punto di vista della grafia, però ecco, ha delle caratteristiche, delle doti di elasticità un po' meno marcate. Saluti inchiostrati, come vi dicevo, da parte di Marco. Ciao amici e alla prossima!